Ed eccoci qua anche a Trento, dove io torno perché poi mi sono fatto da in fondo Via Verdi, dove c'è un parcheggio, devo dire, pubblico. Sì? C'è un parcheggio pubblico con 2 ore a disposizione che ho visto passando, che devo dire sono utili per andare al ristorante in centro, come quando si va in posti sperduti. Ecco, quindi avere un posto strategico dove mettere il disco orario. Poi fare un salto in centro, vedere qualche negozio, e quindi ho rivissuto un po' i bei momenti qui a Trento, al teatro anche dell'opera, il teatro comunale, poi fanno anche la prosa. Io ricordo fui invitato, mi fecero pure alloggiare lì vicino per un titolo che devo ricordare, e fu, devo dire, molto bello, come anche quella volta in cui incrociai Cattelan proprio qui al. Ah, Quindi no, no, non il fantastico. presentatore, l'artista, L'artista, ecco, che l'artista, l'artista. praticamente aveva fatto questa installazione, un braccio ingessato, sembrava si fosse fatto male, ma era, come sappiamo, insomma, era una delle sue performance in occasione della laurea ad honoris da parte del comune qui di Trento, e allora c'era questo direttore, non so se c'è ancora, che cura i musei, che poi è praticamente un romagnolo di Santa Sofia che si occupa anche del nostro teatro, appunto in Romagna, e quindi anche quello, io ricordo, devo dire, molto bello. Poi la stella Michelin alle 2 spade, Sì, come lo scrigno del Duomo, eccetetera, ricordo, sono stato anche io presente alla stella eccetera. E Michelin. quindi, come dire, sono qui per vedere, visto che si muove sempre qualche cosa. Poi abbiamo Si avuto il spera. Covid, qualche locale è nato appunto in quel periodo, e uno di questi è sicuramente la Maison De Filippo. de Philippe, De appunto, Filippo, tu la dici, Maison no, De non Filippo. di Philippe, ma de, De proprio alla Filippo. francese, come Alla mai? francese perché la Maison De Filippo suonava male, quindi l'abbiamo un pochino storpiata, abbiamo tagliato una P, tagliato una O e siamo rimasti Maison De Filippo che all'orecchio diciamo è abbastanza piacevole. Questo non significa che la nostra è una cucina francese, io la definisco una cucina italiana, mediterranea. Anche perché penso che in francese Philippe sia PH, esatto, e che PH, Philippe sia esatto. più, non dico trentino, però Ma sì, è una cosa, un modo di un italiano dire, storpiato, esatto, diciamo, un po', sì, dai. un dialetto, Un qualcosa del dialetto, genere. Quindi sì, è chiaro che esatto. Maison è francese, Maison è francese, quello quello non indubbiamente. potevamo toglierlo Quindi perché. bene, bene, giovanissimo, tanto possiamo dire l'età, Sì, penso, esatto, 31 esatto, anni. ecco, 31 quindi anni, ci laureato da siamo poco. laureato da 4-5 anni in scienze alimentari a Milano e dopo il percorso di studi che appunto era iniziato con la classica scuola alberghiera a Levico, qui in provincia di Trento. Quindi prima hai fatto l'alberghiero, voglia di lavorare, Alberghiero. saltami, no, voglia di studiare, saltami addosso, com'era? Ma sì, dai, diciamo che inizialmente era un po' così, quindi più pratica, più padelle, poi siamo passati a prendere una maturità a Tione di Trento, vicino a Dove Madonna ci di Campiglio. sono le trote. Esatto, abbiamo preso la maturità là, una piccola esperienza a Londra per imparare un po' l'inglese, e siamo Cioè a Londra, non tornati i ristoranti. a Londra principalmente a studiare l'inglese. Studiare l'inglese, una brevissima esperienza da angler, ristorante, a Liverpool Street, a South Place Hotel, che al settimo piano c'è questo ristorante di pesce. In effetti anche parlare bene inglese, non solo per i sommelier chiaramente che stanno in sala, ma anche Anche in per i cuochi che devono cucina serve, comunicare a esatto. cuochi che vengono chiaramente da noi, Certo, ecco, o a dei quindi a fare clienti. degli stage, quindi anche in cucina, poi con certe cucine, visto che qui siamo affacciati proprio nel kitchen, Qua ecco, siamo quindi totalmente questa aperti, totalmente si open vede, space. Sì, forse no, non si vede da Dio. sì, perché Si vede c'è una perfetto. luce che abbiamo voluto eliminare, si vede un po' spezzato, e quindi insomma, complimenti, sono quanti Ah, anni ormai di Covid, ristorante? chiusure, arriviamo a circa 2 anni e mezzo, quasi tre. Ecco, Sì, già sì, sì, sì. due edizioni della guida Tre, Michelin, già tre. tre subito. Subito, subito. Ah no, cioè, Dopo 2000. 2022, 2023, 2024. Ah, ecco, sono nella library, ecco, Esatto, quindi, sono nella quindi, library. Siamo stati e quindi confermati anche sono accorti quest'anno. subito. Si sono accorti subito, sì. Ma qui c'era un Qui non ristorante? c'era assolutamente nulla. Qui era un negozio sfitto da circa 10 anni. Che questa è poi la zona dei negozi nel Esatto, centro io appunto di Trento. quando tornavo da Milano il weekend, perché appunto da lunedì a venerdì studiavo a Milano in università,
quando tornavo vedevo questo locale, questo scrigno bellissimo, e il mio sogno era di mettere della gente a mangiare in vetrina, di far vedere alla gente quello che realmente noi facciamo con totale trasparenza e diciamo. Questi di chi sono questi Ah, tavoli? questi tavolini qua di un bar qua vicino. C'è un Noi bar? abbiamo vicino, abbiamo la piazzetta d'estate di là Sì? e abbiamo anche i tavolini fuori l'estate, Ok. ovviamente. Ovviamente essendo in centro storico bisogna andare un po' d'accordo con tutti e limitare e rispettare, diciamo, i limiti di concessione per quello che riguarda. Prima dicevi qualcosa, perché parlavamo di tuoi studi alimentari, parlavi del latte, mi dicevi, Ah, stavi sì, dicendo diciamo che qualcosa, ti ho interrotto perché ho detto non vogliamo ripetere, potrebbe essere oltre all'esperienza di interessante. Londra, grazie all'università, sono stato circa 8 mesi in Portogallo, a Porto, sull'oceano, a fare uno studio di ricerca in un laboratorio di microbiologia e Quindi igiene anche lingua alimentare. portoghese a questo punto. Lo ammetto, no, il portoghese l'ho imparato molto molto poco, molto difficile, non mi è entrato in testa. Ho fatto questo studio di ricerca per una proteina del latte all'interno di un laboratorio, il quale poi mi ha permesso di scrivere la tesi e di fare questo Bello, tirocinio. bello anche perché in effetti è un prodotto animale, Certo, quindi c'è è un una prodotto che. proteina, ci sono molti che sono allergici anche a Assolutamente sì. questa Tra l'altro, la cosa. nostra responsabile di sala è allergica al lattosio, una donna allergica al lattosio, quindi sì. E ogni giorno ne abbiamo a che fare Perché ad con esempio il latte ultimamente derivati. nel mio girovagare, magari lo fate anche voi, mi è capitato questo formaggio col latte di mandorla. Ah, Penso che risolva il problema assolutamente sì. della Avevamo cadeira. oggi come oggi abbiamo un secondo di pesce, abbiamo l'omo di baccalà cotto in olio cottura sottovuoto. Abbiamo la carta, Sì, abbiamo le carte. lo serviamo appunto con un purè di cavolfiore, della mandorla e del latte di mandorla. Eccolo qua. Vediamo, ma è già finito, no? Questa è la carta. Questo è il menù con i piatti e quindi abbiamo una serie di piatti Che poi vanno a comporre i nostri degustazioni, diciamo, sì. Come raccontavo, abbiamo sempre tre tipologie di piatti: un antipasto a base di carne, una base di pesce, uno vegetariano, così come i primi piatti, così come i secondi, la possibilità di mangiare la carta e gli stessi piatti poi vanno a comporre degustazione. Il menù terra, che è composto dall'antipasto, dal primo e dal secondo di carne, compreso di un dolce, Certo. menù acqua, antipasto di pesce, primo di pesce, secondo di pesce, dolcetto incluso, e restanti tre con dolce e menù aria, totale vegetariano, diciamo. No, questo devo dire è talmente semplice e immediato che sto Diciamo che osservando. in questi 2 anni e mezzo di Chiaramente servizio, non c'è, qui non ci sono i dolci. qui non sono i dolci perché vengono raccontati alla Ecco, non fine. c'è scritto nulla. No, i dolci vengono Esatto. raccontati Ecco, quindi dalla nostra diciamo come responsabile, vediamo poi negli oppure alberghi dove volendo. cambiano il menù tutti i giorni, in effetti ci sono queste tre portate, una di carne, una di pesce e una aria, Allora, quindi. vegetariano. Vegetale, vegetariano, e poi volendo c'è anche scritto qui. Sono i dolcetti, volendo, che generalmente vengono Quindi abbiamo raccontati. chiaramente un ricordo anche di Porto, in Esatto, Portogallo, dove avevo un importo cioccolato e pera. Ebbene, quindi indirizzo nella guida mission che già vi segnala, e poi non so, altre guide chiaramente guardi, lo dovranno fare. siamo stati nominati l'anno scorso in un bellissimo articolo sulla Repubblica, che ci hanno messo, diciamo. Ci hanno messo insieme a dei grandissimi ristoranti stellati, ci hanno citato noi come unico non stellato sulla Repubblica. Repubblica qui in Alto Adige Trento o No, nazionale? nazionale, Repubblica Nazionale. Repubblica Nazionale c'era un Classifica articolo nazionale. che prendeva, diciamo, le migliori tappe dall'Alto Adige fino al Lago di Garda e inaspettatamente ci hanno inserito noi. Proprio 3 giorni fa, mentre ero a casa, mi ha contattato un inserto del Corriere della Sera, Living, che vogliono Quindi, farci un bene, qualcosa di bene, c'è interessante, poi. interesse. E no, mi chiedevo se visto che siete aperti a pranzo e Sì, passeggiando uno volesse mangiare un piatto. assolutamente sì. Quindi Abbiamo come. la Ecco, ci sono i nostra. prezzi dei singoli Certo, piatti. Ecco, perfetto. assolutamente sì. Quindi tutto No, no, regolare. Ci assolutamente. sono chiaramente le formule dove
però comunque il piatto singolo viene anche, non so se un po' ridotto, perché no, nel senso, no, ecco, tre piatti si mangiano, si mangiano tranquillamente, tre piatti, allora, più dolce, la degustazione già... è studiato per far sì che l'ospite esca sazio e non arrivi appesantito, esatto, il dolce. Esatto. Se una persona si ferma a pranzo e mangia uno spaghettone, lo spaghettone, la misura dello spaghettone è studiata per far sì che quell'ospite sia esatto, sazio con lo esatto, spaghettone, esatto, il nostro benvenuto, il pane fatto in casa, tutto quello che c'è da dietro. Bene, bene. Quindi, dando un'occhiata ai prezzi, si nota che comunque non siete un ristorante da big room, nel senso che tre no, piatti certo, certo, con 39-40 quello euro... No, quello no. Anche perché in più, anche perché la guida appunto non c'è selezionata come big gourmand, ma sì, sì, ad indirizzo, indirizzo e, c'è, e c'è questo, anche perché ci sono big gourmand, poi sì, immagino anche qua vicino chiaramente di altra tipologia, qui abbiamo un locale contemporaneo, esatto, se mi posso sì, sì, permettere assolutamente. E quindi per i vini, per i vini invece. Ah, c'è sempre la carta, anche qui idee molto chiare, pochi ma buoni, due facciate. Sì, vediamo circa un una sessantina di etichette. Tanto qua c'è il titolo. Sì. Che poi qua c'è scritto antipasti, primi, secondi piatti, talmente scritto in grande che non lo vedi neanche, no? Tipo l'elefante, no? Sì. L'elefante di cui si parlava, no? Che questo famoso regista... Grand Vic, che purtroppo non c'è più, ha messo questo elefante che era talmente grande che non lo si notava, quindi per far capire che ci volte accadono delle cose grossissime e facciamo finta di niente in realtà, quindi era anche molto forte come messaggio. Quindi Uberta Svini. Esatto. Uberta Svini. Uberta Svini diciamo che è un po' quello che secondo noi può accompagnare una cena, quindi il vino... Uberta Svini. Sì. Fermento un vino diciamo che è... fermentazione, quindi richiama le bollicine. Esatto, e qui siamo nel nella patria del Trento DOC, quindi abbiamo... Tra l'altro migliore rosé al mondo, Maso Martis. Poi andiamo con una piccola selezione di champagne. Continuiamo con dei vini bianchi. C'è sempre Fermentum Vinum. No, champagne. Ah, ecco, Fermentum Vinum è una Fermentum cosa. Vinum è una cosa, champagne è comunque un'altra. Il metodo classico e sono tutti di Trentino Alto Adige. Trentino Alto Adige, ci spaziamo un pochino in oltre Po' Pavese, con Verani. Ecco. Però principalmente siamo quindi, Trentino Alto Adige. Il metodo classico nazionale. Sì, nazionale quindi, principalmente Trentino. Charmat, Prosecco. Non c'è. Ogni tanto un vino, ecco. No. Ancestrali ti capita, cosa ne pensi? Non ancora. Metodo classico, ecco. Andiamo un po' quindi, su. Potrebbe entrarci anche il cava, sì, che è straniero. Sì, assolutamente. E poi champagne, abbiamo champagne, detto. Vini bianchi, tra cui qualche... Album vinum, sì, diciamo che questo è un titolo che ho dato molto aperto per quanto riguarda... Ci parte con la nosiola. Esatto, questa è una trentina alla tavola. Sì, sì. Continuiamo con 12-13 produttori che la fanno, mi sembra. Sì, che fanno anche sì. Vin Santo. Sì, è vero, infatti lo troviamo nella zona di Santa Mazzenza, vicino a Grada più o meno. Bene. Spaziamo poi con una sorta di orange wine, andiamo in Alto Adige con Salurnis, che è un pino grigio ramato, sì, che fa 48 ore di macerazione della buccia e si presenta appunto quasi come un orange wine. Continuiamo con dei vini trentini, altoatesini, girando pagina, spaziamo un po' per l'Italia e per l'Europa. Cioè qui è il proseguo dei... Qui è il proseguo dei bianchi, esatto. Dei bianchi. Proseguiamo qui, sempre andiamo magari in centro Italia. Sì, c'è Verdicchio, abbiamo Chablis. E poi magari andiamo in Slovenia con un Walter Sirk. Diciamo che ogni tanto ci mettiamo anche qualche etichetta estera. Qui ci sono anche vini al bicchiere? Sì, assolutamente sì, dove troviamo il doppio prezzo, girando i primi troviamo il doppio prezzo, ecco, ci sono anche vini a calcio. I primi nell'elenco, esatto. Perfetto. Continuiamo con i vini rossi, che sono sulla stessa linea dei vini bianchi, quindi partiamo con i vini di regione, continuiamo con dei vini nazionali, per poi finire con dei vini esteri, qui anche oltre continente, una sorta di... vino cileno, abbiamo un Malbec argentino. Beh, qua c'è il Carbener che è abbastanza di casa grazie a San Leonardo. Esatto, che qui però
Vigna Morand, Cile. Qui Cile. Per poi concludere con tre grandi classici, esatto, dei vini dolci. Partiamo dalla Sicilia, richiamando un pochino il nostro responsabile di cucina, Francesco, che lui è di Catania, quindi sì. Ci troviamo a Pantelleria, Donna Fugata, 100% Zibibbo, patrimonio dell'UNESCO. Gli consigliamo anche la versione più vicino al Moscato d'Asti, okay. Che è un Moscato di Pantelleria, sempre di Donna Fugata, che non è male. Ok. E torniamo a Verona, Romeo, una sorta di vino dolce di passito veronese dedicato a Romeo e Giulietta. Per poi andare in Valle di Cembra, che siamo circa una quindicina di chilometri da qui. Sì. Questo è Müller Gewürztraminer Sauvignon Riesling, quindi Müller Thurgau, sì, che già sono due vitigni, se non ricordo male. No, dovrebbe essere. Sembra il Riesling con la schiava. Sì, può essere. Esatto. Sì, Gewürztraminer Sauvignon e Riesling. Sì. Infatti, Müller Riesling. Vino emblematico, molto emblematico, però che piace. Già dovrebbe esserci già del Riesling nel Müller, però non c'è Thurgau, questo quindi che, magari sì, sono sincero, devo informarmi con il produttore direttamente. Insomma, è una carta interessante. Anche qui chiaramente abbiamo, sono tutti a bicchiere, sono poi vini da dessert, esatto, è difficile, sono che piccole bottiglie, comunque si sbicchierano, quindi direi complimenti. Si quindi prova. Differenza dal pranzo alla cena? Sostanzialmente non c'è differenza, lo stesso servizio che offriamo alla cena viene offerto anche a pranzo. Esatto. La possibilità ovviamente sia a cena che a pranzo di mangiare alla carta, quindi se una persona vuole venire a mangiare un piatto, uno spaghettone, un raviolo, un manzo, può farlo. Certo. Se una persona vuole farsi un'esperienza, provare una delle nostre degustazioni, può farlo. Se vuole mangiare due piatti, può farlo. A totale scelta dell'ospite che si siede. Insomma. Bene, vedo che qui noi siamo seduti su delle poltrone, sedie, sì. Come dire, quasi sharing, nel senso che ci si può stare tranquillamente. Sì, diciamo che siamo, se... siamo nel luogo, nel tavolino un po' più... questo è il tavolo... Sì, questo è il tavolo un po' più ambito, diciamo, qua siamo al kitchen table, quindi la possibilità di mangiare, allo stesso tempo... Vedere sicuramente in cucina, in effetti, con quei rumori reali, veri, esatto, e poi con la musica in sottofondo, di là c'è tutto il resto della sala, che comunque... Quindi c'è un limite di coperti? Sì, sì, noi a 18-20 coperti ci fermiamo, anche perché la capienza del locale è questa, la cucina di circa 25 metri quadrati è studiata per fare un massimo di 18-20 coperti a servizio, e ovviamente la difficoltà di non girare i tavoli, perché la gente viene qua, vuole rilassarsi, vuole star bene, prendersi un momento per sé, e quindi è molto difficile che ci sia un giro di tavoli. Quindi uno chef cosiddetto mentor. Ma diciamo che sì, diciamo che da un po' di mesi che ho iniziato a collaborare con Francesco, come raccontavo poco fa. Francesco Di Carlo, un ragazzo di Catania molto molto bravo, che ha preso in mano le redini della cucina. Sì, che in realtà è l'executive chef. Sì, è Francesco, è lui. E io gli faccio, diciamo, da braccio destro e tento di concordare tutto quello che è cucina, sala, gestione. No, io sto in cucina. Stai in cucina? Sto in cucina e all'occorrenza ovviamente... usciamo, spieghiamo dei piatti, chiediamo delle delucidazioni ai clienti. In sala abbiamo la nostra responsabile che è Esther e poi ogni tanto mia madre che ci dà una mano. Quindi diciamo che siamo una squadra ultra ultra giovane. Qual è lo chef, a parte, come abbiamo detto prima, come si chiama il cognome? Di Carlo. Francesco Di Carlo, molto molto giovane. Uno chef affermato, noto, ti ha colpito, che mi ha colpito, allora, magari possiamo anche sempre per quello che fa. Io ho sempre visto la cucina di Enrico Crippa come una cosa molto molto interessante e molto, diciamo, all'avanguardia. La sua insalata, se lo possiamo chiamare, le sue coltivazioni, esatto, questo concetto che secondo me sarà il futuro, insomma, la cucina vegetariana, tant'è che noi spingiamo tanto anche con il menù vegetariano. Un menù aria, esatto. Uovo, pomodoro, aglio nero, provola affumicata, quindi abbiamo anche della proteina. Sì, qui abbiamo una spuma fatta al sifone, con della prova.
Spaghettone, cipolla, miele. Spaghettone risottato, risottato in padella, quindi metà cottura in acqua, metà cottura in padella con brodo, miele di bosco, di Fai della Paganella, ci troviamo circa 20 km da qui. Due consistenze di cipolla, crema di cipolla, polvere di cipolla bruciata. Una sorta di... E qui invece abbiamo un sedano rapa cotto nel latte e nella fava tonca. Andiamo a finirlo con la crema del latte di cottura, con la salsa di cottura ci facciamo una crema. Completiamo con una riduzione di Syrah, di vino Syrah. Vino, quindi usate, ci sono anche Syrah qua? Assolutamente sì, usiamo in questo caso, andiamo in zona Verona e usiamo il Pacco, Paolo Cotini, c'è una parte di Syrah. Una parte, sì, okay. Una parte di Syrah che... Mentre qui usate quel vino lì o avete un Syrah proprio Syrah? No, usiamo questo vino qui, abbiamo voluto... Citare il Syrah perché appunto è una cosa che c'ha a cuore anche Francesco e Esther, c'è del Syrah, c'è del Corvina, del Corvinone, però c'è una grossa percentuale di Syrah. È una Amarone con Syrah, insomma, sono grandi vini, sono i grandi vini mondiali, con Duomo, eccetera, eccetera. Quindi bene, quindi complimenti alla Maison de Philippe che è già entrato la Vinamission e adesso sono le uscite mensili, ecco, ne sono usciti anche 6 in gennaio, arriveranno altri, poi ci sarà un'altra presentazione, bene. Cioè lui c'è passato ed è entrato in guida cartacea, ancora siamo entrati praticamente nel 2021, dopo... nel 2021, praticamente dopo 2 mesi di apertura. Esatto, ancora non c'era questo, diciamo, meccanismo, ma insomma mi auguro che poi negli aggiornamenti anche di altre guide sai essere posizionati più guide, chiaramente ci auguriamo di tornare per altri successi anche magari in versione serale, in un'altra versione, magari anche in un momento che in questo momento praticamente il ristorante è chiuso per ferie, esatto. E quindi riapre praticamente con febbraio. Riapriamo il 31, mercoledì 31. Ah. Mercoledì 31 gennaio riapriamo, ci siamo presi una settimana di ferie. L'apertura è comunque... Annuale perché c'è, ci sono giorni che capito io, che passo. Certo, no? L'apertura annuale... Che sono il sabato e il lunedì a pranzo, io molte volte passo il sabato, quindi torno dopo 2 notti in montagna e il lunedì siamo fregati. Poi tra l'altro c'è anche questo periodo di ferie e in più tutta la domenica. Esatto. Dico bene? Esatto, assolutamente. Diciamo che lunedì a pranzo, la domenica, e da qualche mese abbiamo introdotto anche sabato a pranzo per dare riposo comunque ai ragazzi e avere una qualità della vita che faccia sì che quando si è qui sia freschi, sia vogliosi, sia diciamo carichi. Quindi domenica tutto il giorno, lunedì a pranzo e sabato a pranzo sono i nostri giorni di chiusura. Bene, complimenti alla Maison de Philippe e poi molto probabilmente sono convinto che ci saranno anche quelle 5, 6, 7, 8, 9, 10, anche uno può prendere anche tutto il menù, perché poi dire, sia col pesce che insieme al vegetale o il vegetale capita diversi carne, clienti che mangiano, quindi mangiano poi raddoppiare assolutamente, quindi è capitato ancora, penso che esatto. In quel caso noi andiamo con il nostro menù degustazione e tentiamo di avere delle porzioni adatte per far sì che la cena al pranzo sia giusto e che il cliente sia soddisfatto. E poi ci sono delle cose che dopo la prima volta che sei stato in un ristorante si entra già in sintonia, come dire, dopo più delle volte si dice fai tu. Esatto, quindi è una cosa così, quindi vi auguro di provare, tornare qui alla Maison de Philippe a Trento.